Buongiorno a tutti, un'altra pillola molto concreta. Riprenderemo la lettura sulle dita e poi introdurremo due nuovi giochi molto importanti, quello del canto interrotto e poi quello degli indovinelli. Per finire, ancora una novità, la lettura sulle dita a due. In questa pillola si canterà molto e rinfreschiamo la lettura sulle dita. Do, re, mi, do, sol, fa, mi, re, sol, do. Il gioco del canto interrotto è un gioco fondamentale per l'educazione dell'orecchio e per la memorizzazione delle funzioni tonali. Nome è molto esplicito già, un gioco che si fa con la lettura sulle dita. A un certo punto io tolgo il suono e vi chiedo di proseguire solo mentalmente. Do, re, do, sol, re. Do. C'è un grande rischio, un grande pericolo in questo gioco, che è quello di portare con sé nella mente solo il nome e non il suono. Ad esempio, do, mi. Il nome è giusto, ma io ho tenuto solo conto del nome e non di come suona quella nota. Do, re, mi. Ed è un rischio che all'inizio si corre abbastanza frequentemente. Dunque, questo gioco è molto importante ed è molto importante anche per la pratica corale. Anche di cori che non hanno grande abitudine alla lettura e che lavorano molto con l'orecchio. Perché questo? Perché è utile, molto utile, soprattutto a volte nelle parti intermedie, il fatto di saper tacere, ascoltare il suono che stanno cantando altre persone, poi cantare il proprio e saper ragionare magari sulla distanza tra un suono e l'altro. E quello sviluppa moltissimo l'abilità, quindi non solo del singolo, ma anche del gruppo. Parliamo adesso del gioco degli indovinelli, un gioco molto semplice che si può fare a coppia o in gruppo. Come dice la parola, una persona intona alcuni suoni e gli altri devono indovinare che cosa ha cantato. Il gioco che vi propongo è questo. Si comincia sempre con il suono Do e si cantano sempre tre suoni. Faccio un esempio. La, la, la. Primo suono Do, ripeto, la, la, la. Io ho fatto per tre volte lo stesso suono e quindi posso dire che i suoni sono alla stessa altezza e che la soluzione dell'indovinello è Do, 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 e questa sarebbe la risposta che dovrebbe dare chi risponde. C'è un'altra. Parto sempre col Do. La, la, la. I suoni sono uguali? No, non più. È una scala che salta? Direi di no, era tutta molto morbida. La, la, la. Infatti i miei suoni sono Do, Re,
Ancora uno. Questa volta mettiamo il do sulla riga. Oh, c'è stato un salto abbastanza importante, però ascoltate, la prima e l'ultima sono lo stesso suono o due suoni diversi? La, lo stesso suono. Allora io posso dire che il terzo suono è un do. E poi la, sì, rischiamo, sol. L'ultimo esempio, parto sempre dal Do e vi faccio ascoltare i miei tre suoni. Oh, un salto importante, forse avete ricordato il Do Sol di prima, ma cosa fa? Il terzo sale, scende e quanto lontano? Faccio ancora io. E se immaginate che cosa farebbero le mie dita, forse vi viene il pensiero che sono vicine. Bene, ne faremo ancora e soprattutto ne troverete nella palestra. E potrete farne molto con i vostri amici. Ancora un gioco, lettura sulle dita a due voci, due mani. La prima mano legge le note in verde, l'altra mano legge le note in fucsia. È un po' complicato soprattutto per il direttore, perché bisogna ovviamente essere attenti alla scansione del tempo, essere il più possibile regolari e capire quale delle mani deve muoversi e in che modo. Io ho scritto sotto questo do una linea lunga, significa che la mia mano sta ferma, non dà indicazioni nuove. Chi cantava il do continua a cantare, mentre l'altro gruppo si muove, poi sta fermo lui mentre succede altro. Le prime volte per il conduttore non è banale, ma poi diventa divertente e soprattutto è un potentissimo metodo a due o a tre voci di educazione dell'orecchio e di ricerca di consonanze e di dissonanze. Ecco due esercizi a due voci. Do, il secondo. Siamo alla fine anche di questa pillola, abbiamo ripreso l'idea della lettura sulle dita e abbiamo introdotto due giochi molto importanti. Il primo è quello del canto interrotto
poi gli indovinelli, cioè il riconoscimento di una melodia e la trascrizione su riga e spazio. Abbiamo poi fatto un altro gioco che troveremo più frequentemente più avanti, la lettura sulle dita a due voci e poi due esercizi di canto a due voci. Se qualcuno di voi sente il bisogno di fare più esercizi, ci vediamo in palestra. Grazie, alla prossima. La palestra è uno spazio dove si possono trovare giochi, esercizi da sviluppare individualmente, in coppia e in piccolo gruppo, per approfondire le conoscenze e per rinforzare le proprie capacità verso i prossimi passi.